Allora, ciao a tutti. C'è gente che afferma, ma con una convinzione incrollabile, che le costellazioni, piuttosto che le attività olistiche, siano fondamentalmente tutte cazzate. Tutte cavolate. Roba per gonzi, creduloni. Ok. Che succede però? Che nel mentre che queste persone parlano in questo modo, altre persone, grazie proprio a queste attività così tanto criticate, stanno sempre meglio, stanno vivendo esperienze positive nella loro vita, stanno fondamentalmente portando a casa risultati. Allora, che succede? Che se uno ha la capacità di guardare con occhio lucido, consapevole, attento, allora che cosa può fondamentalmente vedere da questa prospettiva? Che i più grandi problemi nella nostra stessa vita siamo noi stessi, e con tutti i limiti che ci poniamo. Mi spiego meglio. Questo tipo di attività costa migliaia di euro? Beh, magari da parte di qualcuno sì, ma non è un problema mio, nel senso che io chiedo cifre ridicole, quindi non è il denaro il problema. Quindi non puoi dire qualcosa del tipo: ah beh, lui fondamentalmente sta, come dire, approfittando della buona fede della gente. Non puoi dire questo: lui approfitta della buona fede delle persone. No, perché le cifre sono basse, quindi non c'è l'aspetto della fregatura. Non è una cosa del tipo: questa persona, scusate un secondo, non è un aspetto del tipo: questa persona sta approfittando su quel piano. Ok, allora l'altro piano qual è? La eventuale pericolosità. Questa persona fa delle cose che possono portare degli effetti negativi nella vita degli altri. No, obiettivamente no, perché noi non facciamo magia nera, non facciamo cose votate al male, al contrario, l'intento principale è che la gente stia bene. E quindi anche questo no. Quindi cosa rimane? Allora, non freghiamo soldi, non portiamo a casa risultati addirittura negativi, anche se qualche dolore uno lo può provare, qualche malessere lo può provare, ma quella è un'altra storia. Si chiama proprio effetto del cambiamento. Quindi uno può portarsi a casa dei dolori, sì, ma questo è un bene, perché semplicemente significa che il corpo ha recepito e che c'è un grande cambiamento in corso, e quindi non è quello sicuramente la risoluzione, volevo dire. E quando ci sono delle risoluzioni possono esserci dei dolori, non è quello il punto. Quindi cosa rimane? Rimane l'orgoglio. Ops. L'orgoglio. Certo che rimane l'orgoglio. Cioè, tu vuoi aver ragione e sei disposto a tutto pur di aver ragione. Allora il punto qual è? C'è un motto per te. C'è un motto che ti dedico col cuore, che dice: preferisco avere ragione piuttosto che essere felice. E questo è quello che stai facendo. Stai preferendo aver ragione pur di essere felice, piuttosto che essere felice. Perché mi permetto di dire questo? Perché parli di qualcosa che non conosci. Cioè, puoi anche aver fatto altre esperienze con altri, ma non le hai fatte con me, quindi comunque questo discorso non puoi rivolgerlo a me, perché non è che se un calzolaio ti rovina le scarpe tutti i calzolai fanno schifo. No, cioè, provane un altro, ok? Se chiami un piastrellista che ti mette tutte le piastrelle storte, allora mai chiamare i piastrellisti perché fanno danni. Magari no, magari trovatene uno competente. Quindi non è quello il punto. Il punto è che tu non sei mai venuto, non sei mai venuta, pretendi di saperla più lunga degli altri, e nel frattempo gli altri ti stanno facendo le scarpe, ti stanno bypassando mille volte. Quindi cosa puoi fare? Puoi dirti: cavolo, ma voglio andarci a mettere il naso, voglio provare, voglio sperimentare. Male che vada avrò buttato 20 euro, male che vada avrò perso del tempo, ma almeno potrò parlare con cognizione di causa, ci ho provato. Invece la maggior parte delle persone, che potremmo definire detrattori, non partecipano nemmeno.
Secondo me ci arrivate da soli che questa è una resistenza. Allora, cosa vi posso invitare a fare con tutto il cuore, sinceramente? Datevi un'opportunità. Sia ben chiaro, per me è un problema, perché mi arriveranno delle persone che magari stanno in atteggiamento così, e lavorare così per me è un dito nel sedere, ok? È un problema per me lavorare così. Però il mio lavoro è anche quello di offrire opportunità, e fra 10 persone che mi arrivano così, magari 8 resteranno così, ma magari 2 fanno così e cominciano a dire: cavolo, non avrei mai pensato, cavolo, non avrei mai immaginato, ma allora questa non è tutta una cavolata. E magari lì si apre un mondo, e magari quelle persone che erano un po' scettiche diventano le persone più interessate del mondo a questa roba, perché finalmente capiscono che lo scetticismo è giusto che ci sia, ma dopo che hai provato, sperimentato e ti sei assicurato che sono tutte cavolate per davvero. Ma nel momento in cui tu parli perché ti hanno indottrinato, sei un manipolato, e allora ammettere di essere manipolati è scomodo, non lo si fa, e quindi si preferisce semplicemente non discuterne nemmeno. Discutiamone e vediamo se in qualche modo riesci a dimostrare che siano tutte cavolate. Sei il benvenuto, ti aspetto, grazie.